Io, ragazzi, mi metto a ridere prima di tutto perché stamattina sentivo l'Inter ne prende minimo 3 a casa del City. Un altro ha detto 5. 5, ma 5, 5 dita in faccia io gli darei. Perché, ragazzi, questa Inter è così bella, bella. Perché lasciamo perdere che è forte lo sanno tutti e che alcuni non lo possono dire. Però io lo posso dire, io sono libero di dirlo. Quest'Inter è così bella che ci è mancato un tantino proprio così per andare a Manchester e conquistare Manchester. Ora, questo è un Inter che si permette il lusso anche di lasciare in panchina Lautaro in vista derby. Quindi fa giocare Taremi al posto di Lautaro, fa giocare Zelischi, mamma mia, che giocatore pure quello, ha fatto due cose, ma ne ha fatta una, ha fatto una cosa che è qualcosa di fantastico, però ragazzi, Barella, ragazzi, Barella è imprescindibile, Barella è fortissimo, Barella come gioca in campionato, gioca in Champions, c'è gente che dice Barella è sopravvalutato, Barella è sopravvalutato, Barella è sottovalutato secondo me, perché Barella è molto più forte di quello che molti dicono, perché diciamo, no, il 99% delle persone oneste dice che Barella è fortissimo, ma secondo me fortissimo è un superlativo assoluto che non può indicare la forza di quel calciatore, è troppo forte, è bello da vedere, è troppo forte sia in fase offensiva che in fase difensiva, è un tutto, io quel calciatore giuro. Sono quei calciatori che ne nascono uno ogni tanto. Troppo forte Barella, troppo forte. Ma ragazzi, andare a Manchester e avere le stesse occasioni, no? La gol del Manchester, ma ancora più pericolose, perché cioè l'Inter ha avuto le occasioni pericolose, il Manchester ha tirato in porta, ha fatto tiri in porta che Sommer ha parato, ma l'Inter ha avuto le vere occasioni da gol, l'Inter ha avuto le vere occasioni da gol, il pubblico di Manchester ha avuto paura a un certo punto perché arrivavano occasioni a raffica dell'Inter. L'Inter non si è chiusa in difesa per aspettare il Manchester, l'Inter attaccava, non ha avuto nessuna paura, no, reverenziale verso questa squadra che in teoria dovrebbe essere la squadra più forte del mondo, anzi forse è la squadra più forte del mondo, ma l'Inter è andata, si è giocata la partita ed è andata per vincere. Poi, ragazzi, è uscito il pareggio, però io sono davvero contento. Quando vedo questa squadra, vedo davvero un fiore all'occhiello, cioè, quando oggi vedere giocare l'Inter per gli stranieri. Cioè, gli stranieri identificano l'Inter come l'Italia. Oggi dicono l'Inter è la squadra più forte d'Italia. Non lo diciamo solo noi. Non lo diciamo solo noi. Troppo bella questa Inter, troppo bella. Ti dà soddisfazione.